dopo che lui fece la presentazione di lei alla famiglia, in accordo, ripeto, con la madre. Ciascuno a suo modo, una frase emblematica di Pirandello che dà titolo a un progetto. È un progetto che riguarda la Human Library, ma anche teatro. Di che cosa si tratta? Questo testo che Pirandello ha scritto esattamente 100 anni fa parla dei punti di vista. Ciascuno può cambiare idea se conosce o meno, insomma, la realtà così com'è, non così come sembra o così come viene raccontata dagli altri. Quindi noi abbiamo approfittato di questo centenario del testo per rimettere in scena questo spettacolo che non è molto spesso rappresentato e nello stesso tempo mettere insieme l'idea delle Human Library, cioè racconti di storie di persone del territorio, dei vari territori nazionali, in questo preciso ovviamente territorio fanese, e per raccontare delle storie che altrimenti andrebbero perse nell'oblio probabilmente. Quindi è una tappa di un circuito che si fa a livello nazionale? Sì, siamo molto contenti che Fano sia una delle città, delle sei città di sei regioni diverse prescelte per questo progetto. Abbiamo avuto un'accoglienza straordinaria sia in termini di partecipazione delle Human Library, ma anche come accoglienza da parte delle istituzioni e dei privati che ci hanno sostenuto in questo. E quando avrà luogo lo spettacolo e dove? Lo spettacolo avrà luogo il 15, 16 e 17, adesso di novembre. Il 15 ci sarà una anteprima in piazza con uno spettacolo di danza e poi il 16 e il 17 alla loggia di San Michele, qui a Fano, vicino all'Arco di Augusto, invece sia lo spettacolo teatrale che le Human Library che precederanno e seguiranno lo spettacolo stesso. E chi lo interpreterà? Lo spettacolo è interpretato da alcuni attori della compagnia Ex Novo di Fano che sono mischiati con la compagnia monolocale di Roma, quindi in questa rete di collaborazioni che è un po' l'imprinting del nostro lavoro di Oltre le Parole, dove cerchiamo di mettere appunto in connessione persone, associazioni, istituzioni con l'intento e l'obiettivo di fare rete appunto per migliorare il nostro lavoro e la nostra società se possibile. La bigliettazione? È tutto gratuito grazie a un cofinanziamento del MIC, del Ministero della Cultura, e agli sponsor, alle istituzioni locali che si sono rivelate molto attente, quindi a differenza di altre città dove abbiamo potuto fare soltanto una replica, in questo caso grazie anche alla Regione Marche, insomma, abbiamo potuto moltiplicare gli avvenimenti, le attività, e tutto gratuitamente per i cittadini.